Non so se sapete questo, però nello stato di New York, quando vai al supermercato, devi portarti le tue buste, però se non hai le tue buste, ti danno queste buste di carta, no? E io le uso per mille modi, anche quelle compostibili che avete voi, quello ci vuole 3 anni, ci vuole 3 anni, fino a che si distruggono. Comunque, queste sono 100% riciclabili e sono fatte da materiale riciclato, quindi e ci sono mille usi per questi. Ora, da quando hanno iniziato questo, che è quasi un anno, trovo modi per utilizzare. Come sapete, se non vi devo dire a voi che se fate del fritto usate questa carta. Comunque, ogni settimana preparo, le metto in un angolo, ognuno dei miei figli ha la loro busta. E preparo, vedi, faccio tutto sistemato e lo metti in un angolo della camera dove non si vede e metti le tue cose dentro, no? Metti il tuo garbage. Poi alla fine prendi la busta, la butti via, metti le cose via. Così. Quindi questa è la prima che ho fatto. Le mie buste, perfetto. Devo farlo anche carino perché giro tutto così. Queste sono cose che faccio la domenica. Sto lessando le patate per fare il purè. Ho messo dentro un dado vegetale con un po' di sale, e così rende le patate più saporite. E poi ci metto latte, burro o olio d'oliva. E finisce lì. A volte metto anche un tocco di maionese dentro, però ho finito la maionese. Ho le mie patate lessate. Ora, la cosa è, devi usare meno attrezzi possibili, così è meno da lavare. Io uso tutte cose manuali che sono per impedite. Noi non abbiamo attrezzatura perché quell'attrezzatura devi levarla dal mobile, devi usarla. Poi devi. Io uso tutte queste cose così. Schiacciato un pochettino. Metto un po' di latte. Il mio burro. Poi schiaccio nuovamente. Questo è un canale per impedite, lifestyle, come vivono persone normali. Mettiamo il mio pepaio qui, questo di Corona, la bottiglia di Corona. Mamma mia. Dici, mi piace abbondare veramente col pepe. Voi abbondate col pepe, col purè, io sì. Ci vedo molto pepe. Poi ora ci metto un pochettino d'olio d'oliva, perché oggi domenica mangiamo un po' di olio d'oliva. Ci mettono un pochettino di sale. Mettiamo un po' di sale. Solo un pochettino. Giro, poi schiaccio nuovamente. Le patate sono pronte. Questo lo copro e quando è pronto, siamo pronti a pranzare. Ci aggiungo un altro pochettino di latte, no? E basta. Basta, non li metto a ricuocere, per carità, però no, per carità. Questo vengono veramente bene. Pronto. Poi ci aggiungo un altro pochettino di latte. Ho aggiunto un altro pochettino di latte. Perfetto questo purè. Perfetto.
Perfetto. Perfetto. Poi quando siamo vicini a pranzo ci aggiungo un pochino di latte e se è freddo lo metto un pochissimo in microonde, come non so, 30 secondi, non so. Questo pure, oh mamma mia. Ora devo assaggiare un pochettino. Perfetto. Aggiungiamo un altro pochettino di olio d'oliva già che ci siamo. Ora ho un altro cucchiaio pulito. Sì. Non dovete mettere burro, io metto un pochettino di burro, non tanto, e un po' d'olio d'oliva. Oh, e potete mettere anche un cucchiaino di maionese, la morte sua, vi assicuro, provatelo. Poi ho fatto un pochino di pepe, già che ci sono. Nella vita non ci dobbiamo far mancare niente, però si fa tutto con moderazione. Una volta la domenica, posso avere un bel po' di purè a modo mio? Ma che cavolo! Siamo in pandemia, mangiamo un pochettino, però sempre in moderazione. Quindi ho preso come 300 grammi di platassa, era 5 dollari spicci, adoro questo pesce. E poi lo metto nell'uovo e nel pan grattato perché è un pesce molto delicato e puoi anche cuocerlo a vapore, puoi fare tante cose, però io una volta alla settimana faccio del fritto e mi mangio questo pesce. Anche il casino. Ok. Questa è la vera vita. Poi ognuno la sua vita la vive come pensa meglio. Io non ho una vita da YouTube, io ho una vita. Non ho una vita per fare la bella figura agli altri davanti a uno schermo. Io faccio le cose che mi piacciono. Se non mi piacciono, ciao! Oh my God! Però, sì, guarda, oggi mi girano perché siamo ancora in pandemia e mi rompe alla grande. Parliamoci chiaro, eh? Ah. Ok, il pesce è pronto. Sto friggendo il mio pesce. Devo solo fare un'altra verdura, perché mi piacciono due verdure. Ho le patate, però voglio fare un'altra cosa. Ok. Questo canale non è per insegnarvi niente, è lifestyle. Come vivo la mia vita, la tua vita la vivi come vuoi. Senti, io di pannolini e puletti sporchi di bambini ne ho cambiati migliaia. Niente mi spaventa. Hai mai pulito di un bambino quando ha avuto tanti problemi a far la cacchina? Io sì, e anche te. No, mamma mia, voglio che ci facciamo due risate. Ho la mia carta pronta. Quella carta la devo usare in qualche modo. Il pesce è troppo buono, metto un po' di quel sale. Ultimo pezzettino. Per tre persone basta questo. Il pesce è molto fine, è molto piccolo. Ora devo fare un'altra. Devo pensare a qualche altra cosa, un'insalatina, perché non basta col purè, devo avere due verdure. Poi devo fare il tè fresco. Cos'altro? Sì, devo fare il tè fresco. Sì, però oggi sto a casa, qui siamo in pandemia, non è che possiamo andare a fare i giri. Dove andiamo? Ho fatto il pesce e ho fatto il purè e un'insalata di cavolo, tagliato tutto a mano col coltello. Il cavolo cappuccio l'ho tagliato finissimo, un po' di cipolla rossa, delle foglie di spinaci freschi e olio d'oliva, sale e pepe, aceto balsamico. Bella insalata. Quindi io ho potuto fare un pranzo per tre persone per sotto 10 dollari. E il pesce, e poi le patate non costano tanto, il cavolo non costa tanto, le cipolle non costano tanto.
Ho preso delle foglie di, avevo una busta, ho una busta di spinaci freschi, che ne ho preso 3 o 4 foglie per metterla qui, per aggiungerla, darle un po' più colore. Poi domani l'avanzo, ho come 3 quarti busta, lo uso per un altro, per un pranzo. E poi ho il purè, e le patate costano poco, no? L'olio ce l'abbiamo, ovviamente c'è l'olio, cose così per condire, però quello ce l'ho già a casa. Questo è il mio pranzo, un pezzo di pesce. Un po' di purè e ho fatto tutto in, non so, mezz'ora, perché devo arrestare le patate. Un po' di insalata, che ne pensate? Semplicissima, con cose comunissime. Un pezzo di pesce e ora devo preparare il sugo per la pasta per la settimana. Ne faccio due contenitori e me li metto nel freezer. E poi devo, invece alle 3 di pomeriggio, metto a lavorare per 2 orette. Ciao e buona settimana a tutti. Bla 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 bla.